il diritto penale è fatto di parole chiave e serie, non di fuffa. Da parte della Lega e di Forza Italia si è dimostrato che non si vuole alzare un muro ideologico su questo tema qui. Gli episodi parlamentari testimoniano che la Lega sta lavorando per non farlo approvare. Senatrice, a questo punto si va in aula, cosa succede? Cosa succede non lo so, se avessi la palla di vetro probabilmente vincerei il Superenalotto. Si vota il calendario, si comincia la discussione generale e comunque ormai è chiaro a tutti che la Lega non vuole la legge, chi va dietro alla Lega non vuole la legge, quindi si assumeranno ognuno le responsabilità quando vedremo gli emendamenti veri proposti in aula. Salvini che dice non è vero, noi vogliamo trovare una mediazione. E allora si dovevano comportare diversamente. Gli episodi parlamentari testimoniano che la Lega sta lavorando per non farla approvare. Rispetto a una Lega che è un centrodestra, fino a qualche tempo fa non volevano minimamente discutere di DDL Zan, la proposta Ostellari, seppur merita ulteriori accorgimenti e modifiche, e però rispetto alla DDL Zan una proposta che non si allontana da quel testo e che non si allontana dalle proposte che abbiamo fatto con Italia Viva. Non è ancora quello che pensiamo sia utile, però sicuramente da parte della Lega e di Forza Italia si è dimostrato che non si vuole alzare un muro ideologico su questo tema qui e si vuole affrontare la questione. Spero che anche 5 Stelle e PD abbiano lo stesso atteggiamento. Se tu modifichi le definizioni, in particolare quella di identità di genere, escludi le persone più fragili, che sono quelle nel percorso della transizione. Noi difendiamo delle persone colpite per la loro soggettività. Spero che tutti lo vogliano capire, è una legge contro i crimini d'odio, non c'è niente di ideologico, c'è la tipicizzazione di condotte contro certe persone. Il diritto penale è fatto di parole chiave e serie, non di fuffa. Siamo convinti del fatto che l'intesa mette in salvaguardia il disegno di legge, altrimenti si farà, come dici tu, emendamenti, voti segreti e eterno allotto su come finisce. Io credo che finisce male. Il centro-sinistra dice non è vero che è un eterno allotto, se voi lo votate come l'avete votato alla Camera i numeri ci sono. Sono le stesse persone che dicevano quando si candidò Prodi al Quirinale e poi ci furono 101 franchi tiratori che Prodi sarebbe stato Presidente della Repubblica. Io credo che sui franchi tiratori non possa garantire nessuno. Quando c'è un voto segreto, in tutti i partiti ci possono essere franchi tiratori. Io credo che mettere a repentaglio la proposta di legge e le tutele sulle discriminazioni omotransfobiche su voti segreti, decine di voti segreti e migliaia se non milioni di emendamenti di ostruzionistici sia un errore enorme. Ma io credo esattamente l'opposto, che l'epoca della perdita di tempo e settimane voluta e gestita da Ostellari è finito, bisogna mettere un punto, il provvedimento è serio, ha avuto un dibattito molto approfondito alla Camera, alcune forze politiche evidentemente hanno cambiato idea. Io credo che ci sono le condizioni invece per fare un'ottima legge e Zan mi dovrebbe spiegare per quale motivo non può andar bene il testo che lui ha firmato con Scalfarotto nel luglio del 2018 in cui si parlava di discriminazioni omofobiche e transfobiche. Quel lavoro era un lavoro vecchio, con tutto il rispetto per l'amico Scalfarotto, il testo Zan ha unito anche il testo Scalfarotto ma anche il testo di Laura Boldrini, protegge dalla misoginia, protegge per motivi di abilismo le persone diversamente abili, protegge l'identità di genere. Tutto questo non c'è nel testo Scalfarotto, abbiamo fatto un anno e mezzo di lavoro con Laura Annibali, con la ministra Bonetti, credo che Italia Viva si possa adeguare e rispettare queste colleghe che hanno lavorato bene con noi. Non mi sembra il caso di depauperare il loro lavoro.